Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video della parte 2 di questo haul di Shein dedicato appunto, come già vi dicevo nel video precedente, se ve lo siete persi ve lo lascio qua nel box informazioni. Questo video sarà dedicato appunto al make-up, alla linea di make-up di Shein che si chiama She Glam. Già l'anno scorso, come dicevo nel video precedente, avevo provato qualche prodottino di She Glam, ma purtroppo non era andato proprio benissimo e quindi quest'anno ho deciso di ritentare. Ho fatto un po' di ricerche, ho guardato anche influencer che provavano questi prodotti, ho preso un po' di quelli che avevano provato e altri che mi ispiravano. E ragazzi, alla fine, cioè, il make-up mi chiama a sé, quindi io ogni volta che vado su Shein vedo sempre qualche prodotto e dico no vabbè, e questa volta ci sono cascata con tutti i piedi. Perciò adesso vi farò vedere tutti i prodottini make-up, che sono abbastanza, che ho comprato appunto su She Glam. Prima di tutto vi faccio vedere che ho comprato altri pennelli. Ragazzi, sto testando i pennelli di She Glam e devo dire la verità, non mi dispiacciono per niente. Ho ricomprato un pennello da sfumatura uguale a quello che avevo fatto già vedere nell'haul di novembre-ottobre, che mi è piaciuto tantissimo e, come vi ho già detto, i pennelli da sfumatura non sono mai abbastanza, perciò eccolo qua. In più ho comprato un set di pennelli, tutti pennelli per occhi, perché comunque ve l'ho già detto, i pennelli per il viso ne ho già in abbondanza e sinceramente di prendere quei set con 1000 pennelli per il viso per poi non utilizzarli praticamente mai, direi che inutile. Perciò ho preso tutti questi pennelli, un pennellone, che questo sicuramente è perfetto per l'illuminante, e ragazzi, un sacco di pennellini da sfumatura. Era proprio quello di cui avevo bisogno, ne voglio sempre di più, è un po' un'ossessione questa cosa per i pennelli da sfumatura, ma che vi devo dire, sono sempre utili, non se ne ha mai abbastanza, giuro. Poi ovviamente ce ne sono molti altri, ma non sto qua a farvele vedere uno per uno per uno per uno. Sono molto soddisfatta e spero che vadano bene, sinceramente, ma lo scoprirò testandoli man mano mentre mi trucco. E ora passiamo al vivo di questo haul, ovvero tutti i prodottini make-up che ho preso. Partiamo da cosa partiamo? Partiamo dalla base. Allora, ho preso questo concealer nella colorazione Salad, e come si chiama? 12 Hours Full Coverage Concealer. Si presenta così. Lo scovolino è questo, che non è niente male, direi. Secondo me si stende super bene. Il colore, direi che ho scelto la shade giusta, grazie al cielo, e comunque lo andremo a provare insieme nel prossimo video. Prossimo prodotto. Vi faccio vedere un prodotto che avevo nel carrello, penso, da un anno almeno. Questa cera per sopracciglia che si chiama Highbrow Shaping Wax. Praticamente questa è una cera che va a liftare tutte le sopracciglia. Chi mi conosce da un po' sa che non sono una fan, super fan delle soapy brows, però è un trend che a quanto pare non muore mai, e quindi chi sono io per non provarlo, riprovarlo? In realtà in passato già l'avevo provato, però diciamo che non ero stata una grande fan, perché comunque ci vuole un sacco di tempo, mi dava un'idea, non lo so, se non mi stava particolarmente bene, ecco, secondo me. Però insomma, è passato un po' di tempo, adesso ho l'occasione e quindi lo andrò a riprovare insieme a voi, tra l'altro. Benissimo. Allora, prossimo prodotto, io direi che continuiamo con la base, ovvero con questo, un bellissimo liquid contour, quindi praticamente è contouring liquido in questa bellissima boccetta che non capisco se è di vetro, però veramente super luxury, ragazzi. Sorpresa. Comunque, anche questo super famoso, non potete dire che non lo conoscete. Questo pump triangolare che poi sulla pelle va a fare questo bel pallino che poi va steso. Vi dico la verità, mi sembra un po' freddino per me. Ho paura che faccia l'effetto grigio, che infatti sta già facendo. Ma vabbè.
Ovviamente prendere i trucchi su internet è sempre un po' complicato, quindi insomma si può toppare come non, ma comunque dobbiamo ancora provarlo, quindi non facciamoci la testa prima che accada nulla. Intanto vi dico il numero, il nome della shade, che è Soft 10, e speriamo, incrociamo le dita, che non mi faccia diventare grigia. Prossimo, continuiamo con la base. Questa volta ho preso un sacco di prodotti per la base e soprattutto ho preso prodotti che l'altra volta non avevo preso. Proviamo tutto così. Proviamo tutto. Prossimo prodotto è questa super box lusso di She Glam per Lena, che Lena purtroppo non so chi sia. Troviamo altri due di questi flaconcini in vetro super lussureggianti. Uno che è l'highlighter e l'altro che è il blush. Sono sempre di quella serie, vi faccio vedere. Ah no, non è vero, ho detto male. Ok, il blush è sempre di quella serie con il pump a punta. Lo vado un attimo a provare, vediamo la shade com'è. Bello rosato, non mi dispiace per niente, quasi un malva. Mi piace, mi piace. E invece qua abbiamo l'highlighter, che è con questo scovolino qua. Guardate com'è luminoso, non vedo l'ora di provarlo. Bello, bello. Veramente, sono super carica, non vedo l'ora di provare tutti questi prodottini. Benissimo, abbiamo terminato quasi con la base, manca una bella cipria. Anche questa cipria, ragazzi, penso che abbia fatto un hype, l'hanno provata tutti e quindi chi sono io per non provarla? È la Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Duo appunto perché qua sopra abbiamo la pressed powder, quindi una cipria normale, mentre qua sotto, se apriamo così, abbiamo il setting powder in polvere libera, tutto bianco, quindi dovrebbe essere traslucido, non dovrebbe colorare, ma direi che non dovrebbe nemmeno andare a schiarire troppo, almeno me lo auguro. E comunque è un bel po' di prodotto, perché sono 7 grammi di ognuna, quindi 14 grammi, secondo me sono tanti, soprattutto per il prezzo che ha e soprattutto per la qualità che a quanto pare ha questo prodotto, ma non parliamo prima di averlo provato perché io non ho idea ancora di come performi su di me e spero che non sia una cipria di quelle super mattificanti perché altrimenti le mie squame usciranno. Vedremo. Benissimo, abbiamo terminato con la base, quindi andiamo con una bella zam 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 palettina che ho voluto testare perché l'anno scorso la palette che avevo preso mi ha deluso fortemente. Se vi va vi lascio nel box informazioni anche il video che ho fatto l'anno scorso in cui testavo questi trucchi, se vi va di andarvi a fare due risate vi lascio il link appunto. Quindi visto che l'è andata malissimo ho detto ritentiamola e vediamo se saremo più fortunati. Tra l'altro poi non mi potevo far sfuggire questa palette che si chiama Loving Libra. Ovviamente io da buona Libra ho detto ma me la faccio scappare una palette della bilancia? Ma c'è anche il segno della bilancia. Cioè la palette colori è veramente qualcosa di fantastico. Guardate questo verde spettacolare. E poi appunto come già vi dicevo c'è anche il simbolo della bilancia pressed nella cialda, quindi stupendo. Questo verde, questo e questo sono i miei tre preferiti. E tra l'altro qua sul lato della palette c'è anche una dedica per noi povere bilance. Vado a swatchare un po' di colori. Swatch i miei tre preferiti, non ci facciamo mancare niente. Questi sono i tre colori. Questo è veramente qualcosa di incredibile, bellissimo. Anche il verde mi sembra bello pigmentato, ma bisogna vedere un po' con i pennelli. Io sinceramente dopo la delusione dell'anno scorso non voglio sbilanciarmi più di tanto perché non voglio ricevere delusioni, però non vedo l'ora anche di provare questa bellissima palettina della Libra. Siamo giunti quasi alla fine di questo haul, mancano gli ultimi due prodottini che vi faccio vedere. Il primo è questo eyeliner bianco. Sapete che l'eyeliner bianco è sempre una grande sfida per i brand. È molto difficile trovare un eyeliner bianco che non faccia tipo patina e che quindi si vede quello che c'è sotto. Io spero, anche se non lo so sinceramente, che questo eyeliner mi dia delle gioie
ma lo vedremo insieme. La punta ovviamente è questa, sapete che io non sono un amante degli eyeliner in penna, però non ce n'era un altro o forse non l'ho trovato, ma comunque lo faremo funzionare, non vedo l'ora di provarlo e di testare un po'. Ultimo prodotto, ma non per importanza, perché io penso che questo sia il prodotto per cui sono più hypata, questo Coco Kiss della linea di She Glam, ispirata a Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Questo praticamente è un set labbra, in realtà un duo, è formato da matita per labbra, bella grossettina perché in realtà dovrebbe colorare, diciamo, tutte le labbra, cioè non è semplicemente per il contorno, con il suo gloss. Adesso lo vado un momentino a swatchare, just for you. Questo è il gloss e questa è la matita, vedete, è un marroncino abbastanza caldo e chiarino, ma non troppo chiaro. Il colore è Brownie Bite e non ci crederete, ma fa odore di cacao. Non che io apprezzi più di tanto, perché a me gli odori di cacao in generale, anche nelle tisane, insomma, non sono una fan, però è una cosa simpaticissima dato appunto la linea di cui si tratta, quindi quella di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, è una cosa molto simpatica. Io sono super carica per provare questi trucchi insieme a voi. Vi aspetto ovviamente nel prossimo video in cui andremo a testare tutti questi prodottini. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbiano un po' intrigato tutti questi prodotti make-up. Se volete vedere il prossimo video, ovviamente mi raccomando, iscrivetevi al canale, così rimarrete sempre aggiornati con i video successivi. E niente, vi aspetto nel prossimo video, mi raccomando, vi mando un bacione come sempre e ciao!